Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi facciamo una recensione di un prodotto che ci è stato spedito dagli amici di Sandmark, ovvero i filtri ND e polarizzatore per il Phantom 4 Pro. Ci sono stati spediti perché sanno bene che sono indispensabili per i nostri droni, quindi apriamoli e vediamo che cosa ci presentano all'interno della piccola confezione che ci è stata spedita in tempo record da Sandmark. Eccola qui, una confezione rigida che comprende tre filtri ND più un filtro polarizzatore. Il filtro ND è un filtro solitamente di colore grigio che riduce l'intensità di luce in maniera uniforme su tutte le lunghezze d'onda. In parole povere, funziona come un paio di occhiali da sole. Quando mettete gli occhiali da sole, il filtro ND diminuisce l'ingresso di luce all'interno della nostra macchina e quindi ci permetterà di poter utilizzare uno shutter più lento oppure un'apertura un F più bassa. C'è una piccola regolina che viene spiegata quando si fanno i corsi di videoproduzioni. Lo shutter deve essere il doppio del numero di frame che state utilizzando, quindi se state facendo un video a 25 frame al secondo, lo shutter che dovrete utilizzare è un cinquantesimo di secondo, ok? Quindi il numero raddoppiato. Se stiamo facendo un video a 50 frame al secondo, lo shutter dovrà essere di un centesimo. Per andare a montare i nostri filtri dovremo andare a smontare il filtro di protezione del Phantom, che si svita in questa maniera qua. Ok. Vedete che il peso comunque, metto così, tenderà a farlo scendere un pochino, quindi pesa comunque un po' di più del filtro originale neutro. Mi sembra che lavorino molto bene questi filtri. E un'altra cosa che mi piace tantissimo è la filettatura che hanno fatto, molto fatta meglio dei concorrenti Polar Pro. Mi piace molto di più, è più morbida, è più morbido l'ingresso, scricchiola meno. Bravi, mi piace. Sono molto fatti bene. Qui nel lato hanno anche la dicitura appunto dell'ND da utilizzare. I primi che utilizzai di Polar Pro non avevano la scritta e dovevo segnarmeli io a pennarellino, era abbastanza scomodo da fare. Sì, non c'è dubbio, l'ND16 è il mio preferito. Tra l'altro questi filtri pesano molto di meno dei classici filtri ND, pesano intorno ai 3 grammi e 1. I filtri ND delle case competitor ho visto che arrivano a pesare fino a 4 grammi. Che un filtro neutro, quello che c'è attaccato al Phantom davanti, pesa 2,5 grammi. Più ci avviciniamo a quel peso, meno andremo a stressare il motore del gimbal. Quindi bravi ragazzi di Sandmark che hanno fatto dei filtri così leggeri, ma soprattutto di vetro. Questo è il 16, praticamente non mi vedete più. Non ci resta altro che provare il polarizzatore. È un filtro che blocca la radiazione elettromagnetica, impedisce il passaggio delle onde luminose riflesse dall'acqua o da altre superfici. Mi viene in mente la neve, perché solitamente quelle sono o l'acqua o la neve le superfici che riflettono eccessivamente. Possiamo così restituire, che ne so, la trasparenza dell'acqua nonostante ci sia un riflesso sopra. Purtroppo qui non abbiamo né acqua né neve, quindi in realtà cercherò di giostrarmela bene con il cielo. Questo filtro, date le sue dimensioni, pesa ovviamente molto di più, pesa 7 grammi. Vi faccio vedere i due filtri a confronto. Ha una griglia girevole che ci permette di decidere qual è l'angolazione corretta del filtro. Premetto che non sono un fan sfegatato dei filtri polarizzatori, quindi non troverete
tanta soddisfazione nella mia recensione per il polarizzatore, ma adoro e reputo indispensabili i filtri ND, assolutamente sì. Purtroppo vedete che con il filtro polarizzatore, non essendo un ND polarizzato, perché esistono anche gli ND polarizzati, ci troviamo nella situazione che siamo sovraesposti. Una volta che abbiamo fatto ciò, andiamo a toccare la nostra ghiera davanti e a ruotarla. Vedete come si schiarisce in questo punto? Guardate proprio il cielo. E come si scurisce qui. Vedete questa differenza? Ok, questa è la posizione corretta per il nostro filtro polarizzato. Ecco che l'ho riposizionato in automatico, va a 1/160. Adesso andiamo per aria. Ok, mi fermo a questa altezza qua, l'ho rimesso in manuale, ISO 100, shutter 80, f11. Per i più curiosi, un paragone tra l'ND16 della Sandmark e l'ND16 di Polar Pro. Le impostazioni sono ISO 100, apertura 6.3, shutter 1/50. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, che abbiate imparato qualcosa di nuovo e che possiate magari valutare anche gli acquisti di questi filtri. I link per gli acquisti li trovate qui sotto in descrizione. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, magari condividetelo con i vostri amici se vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale YouTube e ci vediamo con il prossimo video. Grazie e ciao ancora Sandmark. Ciao!